preparatevi ad uno dei video più assurdi che avete mai visto in vita vostra. E detto questo, vi invito a lasciare almeno 3500 mi piace su questo video entro la mezzanotte, se domani stesso volete anche lo spacchettamento del buon Fabio. Ma ragazzi miei, abbiamo due leggende da spacchettare e hanno tirato fuori degli agenti che non potete minimamente immaginare. Detto questo, vi saluto immediatamente. Ciao e bella a tutti da me. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche con tutti i miei nuovi contenuti. Ma fate la stessa cosa sul primo canale YouTube. Andate sul primo canale perché è uscita la super sfida My Club, l'attesissima super sfida My Club. E se supporterete questi video con tantissimi mi piace, tornerà presto con le nuove leggende che sto per pescare io e che sta per pescare Fabio. Siete pronti? Io c'ho paura in senso positivo, perché ragazzi, in fate caso a Premium Agent 11 volte, per il momento non ho intenzione di spacchettarli. De questi non me ne può fregare di meno. Ci abbiamo due leggende garantite. Ci sono delle icone pazzesche del Manchester United. Ci sono dei giocatori del Paris Saint-Germain che adesso vi faccio vedere. Del Monaco non me ne può fregare di meno. Milan e Inter, giocatori pazzeschi. E poi la Fans Choice English League, Asian Players, sinceramente non mi interessa. Regà, sono 3, 6, 9, 12, 15, 17. E ripeto, 17 pacchetti da aprire, quindi preparatevi. Io partirei, la leggenda tra un pochetto la spacchettiamo, dalle leggende del Manchester United. C'è la possibilità di pescare David Beckham, 91 di overall, ma magari ci casca. Diego Forlan, ma magari ci casca. E Park Ji-sung. E poi ovviamente ragazzi, qualche calciatore sicuramente interessante. E ok, lo spacchetto immediatamente, facciamo 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Paga comune di MyClub e conferma prima spacchettata del giorno. Mi raccomando, supportate con tantissimi mi piace, che poi arriva domani lo spacchettamento del buon Fabio. Se arrivano i 3500 mi piace entro la mezzanotte, non è niente di che, prova fannaggia la miseria. Zuzgaz, non ce ne frega niente. Vabbè, non è che può andare bene a ogni pacchetto, però due leggende ce l'ho assicurate, quindi sto spacchettamento schifo non può fa. E va benissimo. Siete pronti? Perché qua ragazzi, io ce l'ho già Mbappé, ma dovessi ripescarlo andrei a spompicchiare la spompicchiata. Ma c'è anche Neymar, c'è Marquinhos 90 e sinceramente lo vorrei tutta la vita. Keylor Navas, Ender Herrera, Ken, Moise Ken, Kurzawa e Alessandro Florenzi. Quindi qualcosa di forte ce lo possiamo tirare fuori. E non pensate a male, paghiamo con monete MyClub e andiamo a confermare. Alzo le mani e dico speriamo bene. Speriamo bene, perché se esce Mbappé, raga, spompicchio la spompicchiata ed esce uno spompicchione. Chi è? Oh, 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 ho visto bene. Il 98 di overall, ragazzi, questo è 93, non so qual è più forte adesso. Ci posso, mi sento male, dove? No, c'ho più l'acqua. No, un goccetto ci sta, ragazzi miei. Ma mamma mia, siamo appena all'inizio, mi sento male, raga. Kylian Mbappé, spompicchio la spompicchiata, lo porto al massimo. Quello che ho probabilmente, o forse questo porto al massimo perché è più forte in partenza. Ma stiamo parlando di una belva di quelle exaggerated. Siete pronti? Monaco no ragazzi, ma ci sono quelle del Milan. E anche qui c'è tanta tanta roba interessante. Romagnoli 89, Donnarumma 89, magari c'è casca, Rebic, Teo Hernandez, Çalhanoğlu, Leon, Tonali e che sì. Diciamo che non è proprio il top dei top, però i calciatori della Serie A me li voglio spacchettare. E vediamo che ci esce fuori. Quelli dell'Inter mi sembra sono un po' più forti e va bene. Ma aspettavo lo Zlatan di turno super spompicchiato. Allora, ovviamente è campionato italiano. Teo Hernandez non mi dispiacerebbe. Magari se ne piglio... Oh, magari se ne piglio due... Aspetta... Ah, è Romagnoli. È il più forte
ragazzi, quindi 89 non è velocissimo, ma è pur sempre un 89 di overall. Please return to Roma, è ritornata a Roma, peccato che tifa Lazio. Detto questo, lo aggiungiamo ai membri My Club, tanti spompicchi sulle spompicchiate stanno entrando, quindi preparatevi, che poi nello squadra a confronto abbiamo la possibilità anche di pompare i nostri calciatori. Pacchetto Inter, ovviamente in vista del derby di Milano. Regà, Andanovic 91, Lukaku 90, De Vrij 90, Lautaro Martinez 89, Skriniar 89, Barella 87, magari ci casca, Brozovic 88 e Sanchez 88. Siete pronti? Perché io non voglio perdermi in chiacchiericci inutili. Eccolo. Il pacchetto sta per essere svelato. E siete pronti? Perché secondo me esce Andanovic. E potrebbe mettermi in difficoltà. Non so perché, ma mi sento Andanovic. C'ho Alisson. Non è possibile, regà. Cioè, ragazzi miei, me lo sentivo. Ragazzi miei, me lo sentivo. Per carità. C'ho Alisson. Assolutamente. Ma questo è 91 di overall. Tecnicamente non è come Alisson. Ma potrebbe mettermi in difficoltà. Che dodi è? Mo sentivo, regà. Se lo becco doppio, lo spompicchio e vediamo che succede. Ok. Pacchetto successivo. Pure qua, regà, c'è sta roba pesante e interessante. Non so se vi state rendendo conto. C'è De Bruyne 94, Van Dijk 93, spompicchio la spompicchiata, Aubameyang e il Gabon, Bruno Fernandes, Harry Kane, ce n'ho già due, il terzo, vabbè, Inks, Jimenez, Vardy, Rodriguez, Kanté, Rodrigo, Grealish, Pope e via via tutti gli altri. Vabbè, diciamo, stanno passando gli elicotteri, non lo so, adesso si calano, stacca, ne sto pescando troppi forti. Pesta di spompicchio a spompicchiata, paga come le demagrate e conferma, vediamo che ci esce fuori. Magari De Bruyne, regà, magari De Bruyne mi farebbe veramente tanto comodo, ma penso che mi ha detto troppo bene finora, quindi probabilmente beccherò un pippettino qua. Oh, chi è? Non ce l'ho preso. Rodrigo del Leeds, ragazzi. No, 88 per carità, forte, le nonne e le zie, pare Sanchez, ma va bene lo stesso, non ci faccio granché, però è pur sempre un 88, Dice, spompicchi le spompicchiate, io sti giocatori, carta, colore strano, li colleziono, quindi va bene. Facciamo il giro opposto, quindi ne facciamo un'altra, la paghiamo come dei club e confermiamo sperando nella possibilità di pescare il De Bruyne di turno, il Van Dijk di turno, magari così faccio il super spompicchione. Ovviamente il campionato è quello, è la Premier League, il campionato in... non è... no, niente di che, raga. Vabbè. È comunque un pallone nero, È l'allana, ragazzi miei. Va bene, ok. Ce lo facciamo andare bene. No, no, non ce lo facciamo andare bene manco per niente. Oh, sì, ridi, che tanto non giocherai mai. Va benissimo così. Possiamo andare avanti. Comunque sto pescando. Pronti per quello dell'Inter? Pronti per il secondo Samir Handanovic? Pronti a mettermi in difficoltà con Alisson? Secondo me potrebbe mettermi in difficoltà, dipende da tante cose, dall'overall, poi certo se spompicchio Alisson al massimo è un altro discorso, però intanto potrebbe essere un'alternativa. Destro? Aspetta, non ho visto il numero. È Milan Skriniar. Eh sì, buonanotte, è Barella, ragazzi miei, non so perché mi è venuto Milan. Regà, Barella è veramente tanta roba, 87 di ogni gnoll, 23 anni, questo se spompicchio la spompicchiata mi potrebbe mettere in difficoltà a centrocampo, gli manca un po' di forza, ma per il resto c'ha tante qualità e abilità importanti. Va benissimo così, lo mandiamo avanti, aggiungiamo ai membri My Club, non mi è andata per nulla male. Pacchetto Milan a sto punto, o un doppio Romagnoli, o un Theo Hernandez, è quello che mi farebbe veramente tanto piacere. Ovviamente il campionato non può che essere italiano. Vediamo, mi sembra proprio lui. Ragazzi miei, doppio Romagnoli, oli. E questo devo spompicchiare la spompicchiata, cercare di capire quanto potrebbe diventare. Io non escludo nulla, Poi mi studierò bene le statistiche una volta spompicchiata la spompicchiata. E... regà, immaginate un altro Mbappé. Io però voglio Neymar. Ho preso Mbappé,
anche un Neymar, così poi vado ancora più in difficoltà, magari doppio Neymar anche in quello successivo. Il campionato ovviamente non può che essere quello francese. Non mi sembra lui. Aspetta, non ci credo, raga. Raga, un altro Mbappé! Raga, un altro Mbappé! Oddio! Lo porto a livello massimo, ragazzi miei, doppio! Non ci posso credere. Raga, due Mbappé 93, più quello che c'ho io 98. Cioè, mo che lo scopre Fabio. Non oso immaginare quel che potrebbe accadere. Lo aggiungiamo rapidamente ai membri My Club e ragazzi miei, preparatevi perché io provo l'iconic moment, ovviamente, non so se uscirà fuori, e poi preparatevi che tiro fuori la prima leggenda. Sì, non è ovviamente iconic moment, è campionato inglese, magari un bel black ball e una pippa, va bene così? Beh, diciamo che fan de pe... beh, è 23enne però 83, spompicchi le spompicchia, però insomma non ce fa... Va benissimo, siete pronti? Dopo due Kylian Mbappé e un 4000 SP, eccolo, non l'ho fatto vedere ragazzi, ci siamo. Cioè, e preparatevi che poi c'è la possibilità, hanno rimesso se non sbaglio le due competizioni contro Com, se le rivinco, c'ho altre due leggende, quindi poi settimana prossima altre due io e altre due Fabio, se non ho visto male. L'obiettivo è quello, ragazzi, è Maradona. Cruyff, Zico, Kahn, Romario ce l'ho ed è una belva. Bergam, Pignesta, Rummenigge, Beckenbauer, Ronaldinho, Van Basten, Vieira, Nedved, Battistuta, Gullit, Roberto Carlos, Totti, Maldini, Figo, Beckham, Rivaldo, Pirlo, Matthaus, Gascogne, Del Piero, Casillas, Xavi, Rijkaard, Lampard, Puyol, Beckham, Scholes, Cafu, Lo, Cech, non è Forest Lo, eh? Check, Park Ji-sung, Guardiola, Gamba, Nakata, Kluivert, Van der Vaart, sarà di Van de Beek, Bebeto, Deco, Arshavin, Pires, Elber, Fernando Torres, Michael Owen, Morientes, Ono e Nakamura. Chi becco? Uno degli ultimi probabilmente, ma è arrivato il momento di non scherzare, e di spacchettare la leggenda, raga. Totti, Maradona, Del Piero, Totti, mamma mia, solo a vederlo quando fa così mi eccito. Totti, Maradona, Del Piero, Totti, Maradona, Del... È sinistro, raga, è sinistro, raga, è sinistro... No. Ah! Oddio! 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 Mo me lo vede Fabio! Oddio! Mo me lo vede Fabio, raga, mo me lo vede Fabio! Mo me lo vede Fabio! Mo me lo vede Fabio! Oddio, mi sento male! Oddio, mi sento male! Oddio, mi sento male, raga, non ci posso credere. Ho beccato Diego Armando Maradona, glielo posso schierare contro al Mike. Oddio, non ce la faccio. Non ce la faccio, vedo ripiace, ho bisogno d'acqua, l'acqua non ce l'ho. Ho pescato Diego Armando Maradona, raga. Ma chi l'avrebbe mai detto? Mamma mia, che culo, raga. Mamma mia, che culo, raga. Mamma mia, che culo, raga. Mocco vede Fabio, raga. Non ce la posso fa. Non ce la posso fa. Raga, Diego Armando Maradona, ragazzi. Ragazzi, Diego Armando Maradona. Mi sento male. Ultimo giro. Paga un monete My Club e conferma. Diego Armando Maradona, ragazzi. Ho pescato Diego Armando Maradona, ragazzi. Ho pescato Diego Armando Maradona. Non mi frega niente. Non è iconic moment. Non fa niente. Sta a posto così. Che è sta roba? Una pippa. Se la famo a Nabè. Sì, sì, vieni. Vieni da noi. Vieni da noi. Perez. Pere. Vai. Ok. E ci siamo. Ce posso credere, raga. C'è ancora un'altra. Immaginate il doppio Maradona. Ah, vediamo un po'. Il terzo Kylian Mbappé. Paga con monete My Club e conferma. Neymar. Non mi serve Neymar. Dai, non ci faccio assolutamente niente. Dai, Neymar. Dai, raga, con Neymar chiudo proprio in bellezza. E non è ancora finita perché poi c'è un'altra leggenda. Aspetta, lo è destro. Mi sembra Florenzi dallo Scarpì. No, aspetta. Non ce l'ho presente. Che numero. Ah, Ander Herrera, vabbè, dai, oh, no, non dico niente, dico assolutamente 88, cc, va benissimo così, ci pensa lui, va benissimo così, lo aggiungiamo ai membri My Club, mamma mia, raga, mi devo ripiare, mamma mia. Agente speciale e ovviamente andiamo avanti perché ce n'è uno del Milan, dai col terzo Romagnoli, così mi vado a piare Neymar a sto giro, altro che spompicchi le spompicchiate. Ma anche Teo Hernandez, ripeto, non mi dispiacerebbe affatto. Sarebbe secondo me un buon rinforzo per i miei titolari My Club. È destro, non è Romagnoli. Chi è?
È Tonali? È Sandrino? Non ho visto il numero. È Sandrino Tonali! Beh, ragazzi, onestamente, 20 anni, 86, questo pompato diventa una belva. Non so a quanto arriva, ma su questo ci devo fare assolutamente un pensierino. E di brutto, quindi mi è andata benissimo. Allora, ce la posso fare. Allora, Inter. Vado. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che emozioni oggi che mi sta regalando questo spacchettamento. Mi sta regalando delle emozioni pazzesche, ragazzi. Mi sta regalando delle emozioni pazzesche. Allora, piede destro, numero non si è visto, o so io che sto ciecato, e Brozovic? No, è ancora... Oh! Mamma mia! Ragazzi, doppio. Ragazzi, doppio, spompicchio, spompicchiata, questo mi diventa titolare. Sicuro, raga. Ce la posso fare, questo diventa titolare, ragazzi. Non ce la posso fare. Andiamo avanti. Non ce voglio pensare. Altri 1000. Mamma mia, ragazzi miei, mocco vede Fabio. Allora, riannamo con la English League, se non vado errato. E poi chiudiamo lo spacchettamento. Che emozioni. Che emozioni. Che emozioni. Vediamo, qua non credo capiterà il De Bruyne o il Van Dijk della situazione, ma non me posso lamentare. Quel che succede, succede. Quel che pesco, pesco. Mi sta bene così, assolutamente, non capisco. Ma che è? No, niente di che, va bene. Ok, ci sta, il doppio Rodrigo ci sta assolutamente. E non credo, beh, spompicchiato, vabbè, non ce ne può fregare di meno. Raga, mi sento male, raga, oggi mi sento male, io lo giuro. Mi sento veramente male. Allora, è annata e credo che sia rimasta solo la leggenda arrivati a sto punto. Siete pronti? Io ci riprovo. Vai. E pensate che poi posso rivincere le competizioni e rifarlo un'altra volta. Raga, un'altra leggenda. Eccola! Mi risento male, ma non può essere un altro Maradona. Non può essere un altro Maradona, cioè, mi ha detto troppo bene, non credo che sia piede sinistro. È piede destro, Totti. Non è Totti, raga. No, non è Totti. Carica il tiro. Specorina. Ma va, cagava. Vabbè, raga. Non posso dire assolutamente nulla. Non posso dire assolutamente nulla perché quello che dovevo pescare l'ho pescato. Quindi una male e una no bene, benissimo, e ci sto. Mo c'ho paura dello spacchettamento di Fabio perché lui potrebbe tirarci fuori qualsiasi cosa di pesante. Credo che abbiamo spacchettato tutto in realtà, ragazzi. Io vi invito a lasciare almeno 3500 mi piace su questo video entro la mezzanotte. Domani subito spacchettamento del buon Fabio. E poi nello squadra a confronto la reazione quando scoprirà che ho preso Maradona. Non aggiungo altro, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a entrambi i canali, profili social, Instagram, tutto in descrizione, contenuti consigliati, mi vado a ricoverare. Ciao, raga, mamma mia.